Senza tema di smentita che Venturato è la bestia nera del Pescara. 5 partite, le ultime 5 con Venturato sulla panchina del Cittadella, per il Pescara 5 sconfitte. Sicuramente è un numero che viene fuori da questo tipo di situazione, però io credo sempre che incontrare il Pescara è una squadra che cerca di giocare a calcio, che cerca di confrontarsi con gli avversari cercando sempre di giocare, e noi contro queste squadre sicuramente cerchiamo anche noi di creare e di metterci in campo per giocare, per provare a vincere. Sicuramente contro squadre che hanno questo atteggiamento anche noi riusciamo a esprimere al meglio quelle che sono le qualità e il nostro modo di interpretare il calcio. E questa sera credo che sia stata una prestazione molto importante. Credo che abbiamo concesso un tiro in porta solo al Pescara, abbiamo creato 6 o 7 occasioni da gol. Credo che la prestazione ci porta a far sì che abbiamo portato a casa un risultato. Sabato scorso a Empoli abbiamo fatto una grande prestazione, ma non abbiamo portato a casa il risultato, quindi questo è un piccolo passo in avanti, è un segnale che ci siamo dati, dobbiamo essere soddisfatti e allo stesso tempo sapere che abbiamo ancora tanto da fare. Prova a farla un po' arrabbiare Venturato, visto che con il Pescara vince sempre, molto contento, prova a farla arrabbiare un po'. È forse la meno limpida delle sue 5 vittorie dal punto di vista del gioco espresso in campo, non che abbia giocato male il Cittadella, ma che forse il Pescara a parte i primi 10 minuti ha tenuto bene il campo più delle altre volte che lei ha vinto con il Pescara? Il Pescara è una squadra che ha capacità, che ha qualità anche quest'anno. Dopo, ripeto, io credo che il Pescara, l'ho detto prima, è una squadra che cerca di giocare, che cerca di fare un determinato tipo di gioco. Io credo che gli abbiamo concesso veramente poco. Sicuramente possiamo migliorare dal punto di vista della qualità e della capacità di tenere un po' più la palla in determinati momenti della partita, è un aspetto sul quale stiamo lavorando, però io credo che la prestazione nostra di questa sera sia una prestazione importante. Venturato, le riporto le dichiarazioni di Zauri di qualche istante fa, ha detto: abbiamo avuto quasi sempre noi il pallino del gioco in mano, ricordo una sola parata di Fiorillo, avremmo meritato ampiamente il pareggio. Lei ha parlato di 7 occasioni da rete, sono dichiarazioni direi quasi opposte, dov'è la verità? Basta guardarle, credo che uno va a contarle, penso ha avuto un paio di occasioni Dio, abbiamo fatto 2 gol su azione, ha avuto un'occasione Sellar, siamo già a 6, quindi io quello che ricordo io del Pescara è il tiro di Machin che ha fatto gol e poi un tiro da fuori area, quindi credo che per essere oggettivi basta guardarle le cose. Non ci sono tante cose su quale fare la verità è quello che si è visto in campo, quindi se poi uno vuol dire che si meritava il pareggio perché si è gestito di più la palla, anche noi a Empoli abbiamo gestito di più la palla, abbiamo perso la partita, sono cose che nel calcio possono succedere. Chiaramente siamo in una partita infrasettimanale, un po' di fatica c'è stata per tutte e due le squadre, però credo che basta essere un po' obiettivi sotto questo punto di vista. Dopo ogni allenatore credo che pensa che la propria squadra possa fare una prestazione importante. Io credo che il Pescara ha fatto una buona prestazione, ma credo che il Cittadella ha fatto altrettanto una buona prestazione, e per quelle occasioni in più che ha creato credo che abbia meritato di vincere. Questa è la sua analisi, Venturato, che chiaramente abbiamo ascoltato con molta attenzione. Le chiedo l'ultima cosa sull'episodio del gol che ha deciso la partita di Dio, faccia finta che non è un suo giocatore, da addetto ai lavori, è stato più bravo l'attaccante o magari il difensore doveva non permettergli di girarsi e di arrivare a tirare in porta? Dio è un giocatore che ha grande impatto fisico e ha una velocità importante, quindi credo che abbia fatto veramente un grande gol.